sono Paola Nugni e sono alla Commissione Ambiente. Ci sono tante cose da dire ed è difficile prendere, diciamo, una direzione, però mi ricordo la domanda che mi ha fatto prima la giornalista del Fatto. Mi ha detto cosa ne pensa di Renzi? Quello dice, c'è il deserto. Cosa ne penso? Ho risposto con una cosa che è passata in televisione stranamente su Rai 2 prima di Che tempo che fa? Quella trasmissione del Bron, mi sembra. Sì, per spiegare cosa era il PD, cosa è diventato, hanno fatto vedere delle immagini, non c'era nessun commento. Le piazze, qualcuno che alla metà se ne ricorderà, le piazze con le bandiere rosse immense, piene di gente. Poi un'immagine successiva, il Berlinguer, il suo funerale, un mare di gente senza bandiere. E poi Bertini, di una dignità fuori misura, indescrivibile. E dopo di lui, Occhetto, la Margherita, quindi Veltroni, e poi giù a scendere, no? In una diminuzione di spessore anche culturale, che può dire proprio anche non essere d'accordo con quello che è stato il PC tanti secoli fa, fino ad arrivare a Bersani e poi ancora più giù si vede Renzi che esce da un palazzo, ma l'immagine finale, proprio quella che spiega tutto, si vedono gli occhi di Renzi. Poi l'immagine allarga e capiamo che non è la faccia di Renzi, ma è una perfetta fusione tra Renzi e Berlusconi. Allora, la fusione è finalmente compiuta. Il processo ci ha messo almeno un paio di decenni, noi ce ne siamo accorti quando abbiamo detto che il PD e il PDL sono la stessa cosa, ce ne siamo accorti e siamo andati lì perché questo è un progetto di appunto assalto al paese, per prendere dal paese tutto, facendo semplicemente un'offerta di tipo commerciale, di tipo merceologico diversa, ossia fornendo dei pacchi sugli scaffali diversi, ma mettendo dentro esattamente lo stesso identico prodotto. Ci hanno voluto far credere che negli ultimi 2-3 anni per esigenze del paese si sono fatte le larghe intese, invece no. Queste larghe intese sono già in essere da almeno un paio di decenni. E in aula ho avuto modo di dirlo, ma non l'ho detto solo io, con la Fondazione Vedrò se ne è avuto un chiarissimo esempio, perché quando c'era l'ex governo Letta, prima di Letta 2, no? Avevamo Letta 1, con Letta 1, nel suo governo c'erano ben 7 ministri che già da un decennio erano nella sua fondazione Vedrò. Guarda caso, un governo che hanno dovuto fare a febbraio per forza, perché il Movimento 5 Stelle, oddio, non si pigliava da nessuna parte, non si accappava da nessuna parte, e loro poverini, costretti in questo governo di necessità nazionale delle larghe intese, oddio che vergogna, e 7 ministri delle larghe intese erano nella fondazione Vedrò diretta già da qualche decennio. E soprattutto questa fondazione è considerata un pensatoio. Che cosa faceva? Faceva delle grosse riunioni dove tutti questi interessi di potere economico si riunivano e venivano finanziati da grossi enti come Autostrade S.p.A., Eni, l'Ottomatica. E che c'entra questo? È tutto legale, no? Cioè io faccio una elargizione, tutto registrato, che fa? Fa che Clini, già a febbraio, col governo dimissionario di Monti, quindi Letta 0, no? Letta 0, Letta 1, con Letta 0 uscendo,
condona Autostrade S.P.A. 350 milioni di tasse che avrebbe dovuto pagare, non di tasse, era proprio una, diciamo, un benefit che doveva dare per aver fortemente creato danni in un certo territorio. E glieli condona. E cosa fa questo governo? Da 11 mesi noi cosa vediamo? Vediamo che i petrolieri, per esempio, in tutti i decreti hanno benefit per la loro attività, come a discapito delle energie rinnovabili, per esempio, il processo inverso di quello che dovrebbe avvenire in Italia, e l'automatica, insieme a tutte le società che si occupano del gioco d'azzardo, ricevono non una volta ma più volte degli sconti gravissimi sulla loro mancanza di pagamento delle tasse, quindi sul danno erariale. Sì. E quindi questa era una delle cose che vi potevo raccontare.